Anche i pesci si stressano quando avvertono un pericolo o una variazione nell'ambiente in cui vivono. Per misurare lo stress, in laboratorio analizziamo il cortisolo, l'ormone dello stress, che viene rilasciato molto rapidamente nel sangue. È un segnale di allarme che stimola la produzione di energia necessaria ai pesci per contrastare lo stress e cercare di adattarsi. Per questo in laboratorio svolgiamo dei test in vivo utilizzando la camera di nuoto, una sorta di tapis roulant per pesci, ovvero un tunnel in cui il pesce è obbligato a nuotare controcorrente. Il respirometro, tramite delle sonde poste nel tunnel chiuso, consente di misurare l'ossigeno che il pesce consuma, mentre fa esercizio in condizioni controllate di temperatura e corrente, fornendo, insieme ad altre misure, informazioni sulla capacità metabolica dei pesci sottoposti a test. Questi esperimenti trovano applicazione nello studio degli effetti dei cambiamenti climatici, che influiscono sulla temperatura dell'acqua e sulla quantità di ossigeno disciolto, due fattori che condizionano l'attività dei pesci e la loro performance biologica, ossia la loro crescita, riproduzione e sopravvivenza.